Ci ritroviamo in compagnia di Matteo Romano. Ciao Matteo, ben trovato. Ciao, grazie Nico. È un piacere averti qui con noi di nuovo per parlare di nuova musica, una nuova tappa del tuo percorso, partito tempo fa da Concedimi, poi proseguito con Casa di Specchi, Testa o Croce e quella virale che ti ha visto protagonista dell'ultimo Festival di Sanremo. Ma andrei con ordine partendo da questo nuovo tassello discografico, vale a dire il nuovo singolo Apatico. Che sapore ha per te questo pezzo? Beh, per me Apatico sa un po' di primavera, no? Da un certo punto c'è un sound molto fresco, molto più leggero rispetto agli scorsi singoli, però allo stesso modo c'è un testo che è ben pensato e che ha un significato dietro, no? Io parlo di come mi trovo ogni tanto in difficoltà nell'ascoltarmi e nel percepire un po' le mie emozioni. Ed è in realtà un po' un modo per dire alle persone che ascolteranno il brano: va bene così e va bene se ogni tanto non riusciamo ad ascoltarci, e anzi ironizzo quasi sul fatto che non è che siamo apatici proprio perché non riusciamo ogni tanto a sfogare le nostre emozioni. È un brano in cui tiri fuori quello che sei e che in qualche modo unisce un po' le peculiarità che ci avevi già mostrato in precedenza, nei precedenti pezzi, dai vocalismi al linguaggio anche. Quali risvolti, quali elementi di novità pensi di essere riuscito ad inserire in questo brano? Beh, sicuramente una nuova anche freschezza diversa da tutti gli altri brani, un sound anche diverso in un certo senso, più appunto primaverile, più quasi estivo, che è qualcosa che non avevo ancora fatto fino ad adesso. Un'altra cosa che secondo me fa apatico è dà veramente idea di quelli che sono i miei pensieri veri e propri, cioè è proprio un insight veramente nella mia testa, perché ho dato veramente voce e sfogo anche alle mie insicurezze in questo brano. Certo, la Treccani definisce il termine apatico come chi si dimostra indifferente, inattivo per mancanza di volontà o di desiderio, mentre nel linguaggio più comune invece l'apatia viene attribuita anche a persone quiete, in qualche modo calme, chi si mostra tranquillo, pacato, spesso anche per una questione di timidezza, no? Tu che significato attribuisci a questa parola? Per me apatico è un po' il secondo significato, no, che mi hai detto, un po' la quiete, l'essere un po' ogni tanto freddi nelle cose, quasi indifferenti, che è un mio modo di comportarmi nel momento in cui sono bloccato, quindi nel momento in cui non so come reagire a un qualcosa, preferisco far finta di niente, anzi buttare una battuta o essere appunto di circostanza, come mi capita in situazioni in cui sono in difficoltà. Dei filtri al posto che parlare espressamente di quello che penso veramente, di quello che sento, ma anche perché ogni tanto ho difficoltà nell'ascoltarmi proprio nel vero senso della parola. Quindi è un veramente parla di questo apatico e parla di me al 100%. Anche la copertina del singolo in qualche modo descrive questo status nel migliore dei modi, te in mezzo seduto a questa specie di festa con i palloncini e i festoni, descrive un po', no? Sì, volevamo proprio rappresentarlo anche nella copertina, che poi in realtà è stata scattata proprio a Cuneo, quindi ha un significato particolare per me. E da una parte il me indifferente a tutto quello che mi è attorno è invece una scena di festa, quindi volevamo rappresentare proprio quasi l'antitesi della frase anche che c'è in apatico: fuori c'è il sole, piove dentro al mondo dove abito. Perfetto. Musicalmente parlando, il pezzo si mostra valido, fresco, leggero. Che tipo di lavoro c'è stato dietro la ricerca del sound insieme al producer Riccardo Scirè? Ma diciamo che le reference erano un po' più internazionali questa volta. C'era la volontà di arrivare anche a sound più quasi chill e dare delle vibes anche diverse, no, rispetto agli scorsi brani. Sicuramente una reference è stata Are You Okay di Tate McRae, che nel momento in cui l'ho scritta era proprio un brano che ascoltavo tantissimo e che volevo un po' riprendere all'interno anche di un mio brano, e in generale anche una reference che mi richiama un po' anche il mondo
di Taylor Swift, no? In qualche modo di Rex Orange County, quindi volevo un po' riprendere queste tendenze, più che altro dei mood da riprendere anche nel brano. Ma poi la gente in questo momento storico ha bisogno di leggerezza e un po' di turu tu 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 tu, in qualche modo. Un po' Veniamo questo. da un periodo fin troppo introspettivo, vuoi la chiusura, vuoi anche l'apprensione per quello che sta accadendo. Alla fine credo che la musica debba alternare anche questa duplice valenza, no? Da una parte far riflettere, dall'altra anche alleviare, alleggerire chi ascolta. Tu cosa ne pensi? Beh, assolutamente, direi che la musica deve essere sempre, secondo me, un tramite per da una parte passare messaggi e far riflettere, però dall'altra può essere veramente la qualunque, no? Può essere svago, svago pure, svago da tutto invece quello che ci circonda. Diventa un po' troppo pomposo se parliamo di ciò che succede in giro, che non è così bello anche nelle nostre canzoni, per quanto sia importante parlarne, per quanto sia giusto anche poi per come me la vivo io la musica, eviscerare certi sentimenti e certe angosce, ogni tanto serve lo svago e serve anche l'ironia nelle cose. Poi è un brano che mette anche in evidenza nuove sfumature della tua voce. In questo devo dire che riesci sempre a sorprendere, mostrando sempre qualcosina in più, qualcosa di diverso rispetto alle precedenti puntate, diciamo così, in termini di vocalità. È come se da una parte lavorassi, certo, molto sul trovare una tua cifra stilistica ben chiara, ma dall'altra tu volessi anche divertirti, sperimentare e offrire sempre una nuova chiave, in qualche modo, all'interpretazione, no? Assolutamente, poi cavoli, ho 20 anni adesso, l'opportunità veramente di sperimentare, provare la qualunque, trovandomi anche in una situazione favorevole dopo un Sanremo, dopo un successo di Concedimi come è stato e anche di Virale dopo Sanremo. Quindi ho veramente l'intenzione di prendere tutto il bene che mi è stato fatto e che mi è arrivato dopo l'ultimo anno e farne ancora qualcosa di meglio per vivermi al massimo questa mia passione per la musica, perché poi alla fine parte tutto da quello. Assolutamente. Facendo un passetto indietro, Matteo, perché noi ci eravamo sentiti prima di Sanremo, poco prima della tua partecipazione al festival, devo dire che osservando la tua escalation sanremese più volte mi sono ritrovato davanti alla TV ad esclamare: ma che bella figura sta facendo sto ragazzo, perché hai fatto davvero un Sanremo esemplare, giusto, dosato, equilibrato, alcuni direbbero apatico, dipende dal discorso di prima, Letteralmente. dipende da come la intendiamo, però non hai strafatto, diciamo che dalle prove a tutte le tue esibizioni, compresa la cover bellissima con Malika, sei stato davvero impeccabile. Tu come l'hai vissuta quella settimana e che ricordo conservi a 3 mesi di distanza dal festival? Ma io ho dei ricordi bellissimi, sia per quanto riguarda quello che è stato il festival vero e proprio, ma anche tutti i retroscena. Ho avuto veramente modo di vivere il mio sogno a pieno e vivere quello che ho sempre voluto anche sperimentare. Ho dei super ricordi, anzi, cioè forse per me sarebbe durato più Sanremo, però è stato, no, per assurdo, Sì, esatto, tu sì. dirai, una settimana talmente piena di cose che gli artisti lo odiano. Io, per quanto sia stato pieno di cose, mi ha dato veramente modo di prendere consapevolezza di me stesso, ma anche poi di avere un approccio diverso nella musica e in quello che voglio fare. Quindi è stato un primo passo per me che mi porto tanto, tanto vicino. Virale ha da poco raggiunto l'importante certificazione del disco di platino. Quale pensi sia il segreto di questo pezzo? Perché è piaciuto ed è arrivato, al pubblico in maniera così diretta e virale, proprio come dice il titolo? Ma secondo me proprio per la sua immediatezza. È un brano complesso che però secondo me arriva a pelle. È quei brani che io non appena l'ho sentito la prima volta prodotto e registrato ho detto questo è il brano giusto, cioè non so come spiegare. E va proprio a pelle ed è qualcosa che senti e che secondo me è anche arrivato perché lo sentivo tanto io e volevo che arrivasse. Quindi secondo me è anche per questo che è arrivato così tanto. Un'altra bellissima esperienza, immagino, sia stata la recente esibizione in Piazza San Pietro davanti a 80.000 ragazzi, tuoi coetanei. Che tipo di emozione hai provato, Matteo? Un'emozione diversa rispetto a Sanremo, perché ho sentito più l'importanza del
dell'occasione e dell'essere lì in quel momento. Ero più onorato dal fatto che ero stato invitato in quanto giovane che rappresentasse anche tutti gli altri giovani che c'erano lì in quella giornata. Mi sono sentito anche orgoglioso del lavoro fatto, perché se sono stato chiamato in un'occasione del genere vuol dire che c'è un certo occhio di riguardo nei miei confronti, e questa cosa non può che riempirmi di orgoglio. Quindi è stata una super esperienza al di là del cantare, perché poi alla fine Virale era un brano che ho avuto modo di performare, era più l'importanza dell'essere lì in quel giorno. Ok, sono stati annunciati da pochissimo i tuoi appuntamenti dal vivo. Come ti stai preparando a questo primo appuntamento appunto col pubblico, col palco? Sì, sto cercando di creare un setup che sia molto minimal, molto semplice, ma che permetta anche di entrare all'interno di quello che è il mio mondo, molto più unplugged e suonato dal vivo. Ci saranno altri tre musicisti con me, una bassista, un tastierista e una postazione pad elettronica, quindi ci sarà veramente modo di fare della bella musica e di intrattenere per quei 45 minuti il pubblico. In più porterò anche due cover, che saranno la cover di Sanremo e un'altra che Your devo Song. ancora scegliere. Ah, ok. E, Pensi di esatto. andare sull'italiano o visto Devo che canti ancora ancora devi decidere? vedere, in realtà. Devo ancora vedere. Forse internazionale, visto che tutti i miei inediti Il sono. tuo, certo, il tuo repertorio è tutto in italiano. Esatto. Ok. E poi presenterò anche un mio nuovo brano ai live, quindi sono contento di questa cosa. Ottimo, infine Matteo, riprendendo un po' il discorso che facevamo all'inizio a proposito del tuo nuovo singolo, ti chiederei quali elementi e quali caratteristiche ti soddisfano di più del risultato di un brano come Apatico? Beh, allora, sicuramente le caratteristiche che mi soddisfano di più sono l'ironia, l'autoironia più che altro, l'autocomprensione, la leggerezza e allo stesso tempo l'essere stato in grado di parlare di qualcosa che mi è vicino e che ogni tanto mi turba, ma non facendo una canzone triste. Okay, e direi che in questo momento abbiamo assolutamente bisogno di leggerezza, anche parlando di Esatto. cose importanti, anche prendendoci un po' in giro, perché no? Ringrazio Matteo Esatto. Romano per essere stato con noi, ti Grazie auguro a te. buona fortuna per questa nuova uscita e come sempre buona musica.